La storia di Doom sorprende sempre e andando avanti con la lore arriviamo in un punto molto importante, tutto quello che succede prima degli eventi che porteranno a Secret Wars. Un personaggio del genere porta talmente tante cose che oggi in questo solo video parleremo della guerra che Doom ha portato avanti contro il Wakanda, di quando Doom si è unito per un certo periodo ai Fantastici 4 e di come divenne il creatore di fatto della vita in un universo. Tantissime cose che per un personaggio normale rappresenterebbero il punto focale della sua storia, invece per quanto riguarda Doom è solo un piccolo frammento della sua vita. Ragazzi, bentornati su Hawk Comics. Oggi siamo qui per continuare a parlare della lore di Doom. Siamo più di metà in realtà della sua storia, vedrete che quando finiremo con la sua lore ci sarà un video super speciale, quindi ovviamente vi consiglio di iscrivervi al canale intanto per rimanere aggiornati sui prossimi video che riguardano questo personaggio, ma anche per poi vedere i nostri video speciali che usciranno tra pochissimo. Detto questo, io direi che possiamo cominciare, iniziamo subito con un argomento di fuoco, ma prima vi ricordo una cosa, ovvero di iscrivervi al canale perché solo il 29% di chi guarda i nostri video è iscritto, quindi ragazzi mi raccomando iscrivetevi così da non perdervi appunto i contenuti come vi ho detto prima, e io direi che possiamo cominciare. Doom, dopo diverse disavventure, decide quindi di potenziarsi, non solo potenziare se stesso, ma in generale potenziare la sua nazione. Vediamo infatti, per la prima volta forse, che c'è una vera e propria guerra tra due nazioni fittizie della Marvel, Latveria, ovviamente governata da Victor Von Doom, e il Wakanda, come sapete, governato da Black Panther. Ecco, perché nasce una guerra tra le due nazioni? In realtà, più che una guerra vera e propria in cui tutti si scontrano, è un qualcosa di più subdolo. Difatti, il nostro Doom decide che vuole mettere le mani sulle scorte di vibranio del Wakanda. Decide quindi di utilizzare diverse piccole spie molto molto piccole che inserisce all'interno di diversi wakandiani, con cui riesce a trovare anche varie password e metodi per raggiungere questo vibranio. Ora voi vi direte, ma vuole raggiungere il vibranio perché? Perché è un materiale molto resistente. Non solo, in realtà il vibranio all'interno dei fumetti ha un'altra abilità, difatti può essere caricato a livello magico e quindi può essere utilizzato per la magia, e quindi in poche parole ha un potenziale di potenza praticamente infinito. Per un personaggio come Doom, che di fatto ha questa armatura e quindi utilizza la scienza ma moltissimo anche la magia, ecco che il vibranio diventa una risorsa incredibilmente importante. Comunque Doom, utilizzando questi wakandiani come delle spie inconsapevoli, alla fine sembra riuscire veramente a mettere le mani sul vibranio. Ne nascerà ovviamente uno scontro con Black Panther, T'Challa in quel caso, che quindi combatterà insieme contro Doom. Alla fine questa situazione viene risolta da Black Panther un po' a malincuore, perché prima di perdere, sapendo che comunque contro Doom veramente la situazione è complicata e comunque Doom si ferma solo quando riesce a concludere i suoi piani, decide di lasciare andare il vibranio, ma prima lo depotenzia totalmente, quindi il vibranio che si trovava nelle scorte del Wakanda viene completamente depotenziato, cosa che ovviamente rende la missione di Doom totalmente inutile, e quindi il re decide di tornarsene alla Latveria con la coda tra le gambe. Effettivamente questa sembra essere una grande sconfitta per Doom, ma forse è una sconfitta ancora più grande per Black Panther e i wakandiani, che hanno perso appunto questo potenziale magico del vibranio. Abbiamo poi un'altra piccola avventura che riguarda Doom, che in realtà è importante per qualcos'altro che vedremo in questo video, che riguarda un gruppo. Questo gruppo si chiama Intelligenza. Che cos'è questo gruppo? È poco famoso in realtà. È un gruppo di villain che spesso sono quei classici villain super scienziati, scienziati pazzi, avete presente? Infatti in questa storia il leader di questo gruppo è il leader, appunto, classico nemico di Hulk, mentre invece solitamente il leader dell'intelligenza è MODOK, per farvi capire. Comunque Doom vi entra in contatto con questo gruppo, poi decide comunque di uscire, ma finisce nelle trame malvagie di questo gruppo. Difatti lo catturano e cercano di rubare la sua intelligenza, letteralmente. Difatti questo gruppo inizia a rapire diversi personaggi estremamente intelligenti della Terra Marvel, tra cui ovviamente Doom. Questa storia poi verrà assolutamente
risolta anche dallo stesso Doom, ma ve la cito perché? Perché è importante, ripeto, per qualcosa che vedremo più avanti, perché Doom da lì in poi non avrà più la stessa intelligenza, almeno per un periodo. Comunque, la nostra attenzione si sposta nuovamente, ma si sposta questa volta invece per delle avventure che riguardano altri personaggi. In particolare gli Young Avengers, che si sono messi alla ricerca di un personaggio che è scomparso totalmente dai radar dopo aver fatto qualcosa di estremamente grave. E indovinate un po' dove trovano questo personaggio da Doom. E chi è questo personaggio, direte voi? È Scarlet Witch. Scopriamo infatti che Scarlet Witch è diventata la fidanzata ufficiale di Victor Von Doom, re di Latveria. E voi direte, ok, che strana relazione, intanto, ma come si è arrivati a questo punto? Intanto dobbiamo anche cercare di capire, di contestualizzare anche la storia di Scarlet Witch in quel momento. Difatti Wanda aveva appena perso i suoi figli e aveva utilizzato la sua magia per gli eventi del M-Day, quello che poi portò alla distruzione della razza mutante, lasciando solo meno di 200 mutanti in vita, comunque con i poteri, e in più, proprio durante questo periodo, essendo un membro degli Avengers, aveva iniziato ad attaccare diversi altri membri degli Avengers e diversi altri punti di interesse, e questo aveva portato alla famosa serie Avengers Disassemble. Comunque aveva portato allo scioglimento di fatto degli Avengers. Tutto questo, a quanto pare, è avvenuto proprio sotto la corte di Victor Von Doom, che in realtà, alla fine viene rivelato, stava utilizzando proprio Scarlet Witch per i suoi scopi. Ovviamente Doom è anche interessato alla Life Force, un tipo di magia, di potere che effettivamente sa utilizzare Scarlet Witch, a cui lui è molto interessato, e per farlo, e per convincerla anche di diventare la sua fidanzata, le ha fatto perdere la memoria. Alla fine proprio gli Young Avengers riusciranno a farle tornare la memoria, e quindi lei tornerà alla fine la Wanda di tutti i giorni, diciamo, ma tornati al presente, Doom riesce a rubare questa Life Force. Doom quindi diventa una sorta di dio utilizzando questi poteri e affronta contemporaneamente gli Young Avengers, gli X-Men e gli Avengers, che si sono riuniti apposta per l'occasione. Con questi nuovi poteri lui cerca anche di barattare una sorta di vittoria dicendo: io posso esaudire ogni vostro desiderio, posso anche resuscitare i morti volendo, ma ad una condizione: mi dovete rendere re del mondo. Questa è un po' l'ossessione di Doom, l'avrete capito. Ovviamente i tre gruppi si rifiutano e quindi ne nasce un combattimento. Doom è troppo più forte di loro, ma alla fine questa grandissima energia, la Life Force, che lui ovviamente è solo un umano e non è in grado di controllare al 100%, diciamo che aumenta troppo e quindi diventa troppo pesante, diventa troppo per lui e di fatto la perde. Doom quindi viene sconfitto in questo modo, perdendo la Life Force, e in un ultimo confronto con Wanda dice che lui in realtà non l'ha mai amata, semplicemente lei è sempre stata una sorta di marionetta per i suoi piani, e quindi decide di andarsene via. Tutto questo porterà poi a un Doom che torna come re di Latveria, ma proprio in questo periodo avviene una cosa molto importante per il team Nemesi di Doom. Difatti, proprio in questo periodo muore la Torcia Umana, o meglio, sembra che muoia la Torcia Umana. Qui viene creato un nuovo team da Reed Richards, chiamato Future Foundation. E indovinate un po' chi è che decide di unirsi a questo team? Victor Von Doom, che di fatto per un piccolo periodo entra proprio a far parte di questa fondazione, la Fondazione del Futuro. Ecco, in questo nuovo team, tra virgolette, Doom ci entra per un motivo specifico. E ora ovviamente inizierete anche a collegare un po' i puntini. Chiede infatti a Reed di fargli tornare la sua intelligenza al 100%, cosa che succede, è anche il motivo per cui ho citato quella storia molto molto corta di prima. In questo team Doom finirà anche per combattere contro Reed Alpha, una versione di Reed Richards molto forte, che addirittura utilizza le gemme dell'infinito e quindi il guanto dell'infinito. Contro questa versione combatte ovviamente al fianco di Reed Richards, e poi tutte queste avventure in realtà porteranno un evento molto importante per Doom. Difatti il team si dovrà scontrare contro i Mad Celestials, ovvero i celestiali impazziti. Durante questo scontro Doom decide comunque di rimanere nella sua nazione per difenderla, prova a combattere contro questi celestiali a Latveria, ma proprio ancora
allora, mentre è dentro questa avventura, sembra morire per colpa di uno dei raggi, appunto, di questi celestiali. Chiaramente, ragazzi, stiamo parlando di Doom, ok? Stiamo parlando anche di un personaggio Marvel, ma soprattutto di Victor Von Doom. E ovviamente il nostro Doom non solo non muore, ma si risveglia, e si risveglia a quanto pare nelle rovine di quello che un tempo era il Consiglio Interdimensionale dei Reeds. Per chi non lo sapesse, i vari Reed Richards degli universi alternativi della Marvel hanno formato un consiglio che a quel tempo era stato completamente distrutto. Cosa che ricorda un po', no, il consiglio dei Kang nell'MCU, per intenderci, o quella cosa, secondo me, il collegamento più grande, il consiglio dei Rick in Rick e Morty. Comunque, Doom si trova lì per quale motivo? A quanto pare Valeria, dopo aver sentito la sua presenza, ha deciso di prendere Doom e di teletrasportarlo via per salvarlo dai celestiali. Qua scopriamo che Valeria, per fare un favore a quello che ormai è un suo padrigno praticamente, perché comunque il rapporto tra Doom e Valeria cresce nel corso degli anni, lui diventa una sorta di mentore della ragazzina, Valeria che cosa fa? Porta i diversi Victor Von Doom che il consiglio dei Reed avevano arrestato nel corso della loro esistenza, delle versioni di Doom dei vari universi del multiverso che sono stati lobotomizzati, e li dona, tra virgolette, al nostro Doom. E non solo questo, gli dona anche due guanti degli infiniti da altri universi che avevano appunto trovato i vari Reed. Doom, utilizzando questi guanti e le varie versioni di Doom, crea il Parlamento dei Doom, un po' diverso dal Consiglio dei Reed, perché nel Consiglio dei Reed erano tutte versioni di Reed Richards che collaboravano tra di loro. In questo caso invece tutte le versioni di Victor Von Doom sono lobotomizzate, tranne ovviamente la principale, quella di Terra 616, che chiaramente è un po' il leader, e quindi anche lui si crea questo team del multiverso. Col passare del tempo quindi decide comunque di tornare alla Tveria, di continuare a essere re, ma poi comunque si rende conto che dall'altra parte, quindi nel multiverso, lui c'ha un esercito e non solo, c'ha due guanti dell'infinito, e quindi decide di visitare uno degli universi di questi guanti dell'infinito e arriva nell'universo di Terra 98570, che è la Terra in cui semplicemente i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. La trova completamente distrutta, quindi priva di vita, e decide quindi di utilizzare le gemme dell'infinito per ricostruire la vita. Di fatto crea un universo a sua immagine e somiglianza, ma cambia una piccola cosa nell'ordine delle cose. Sapete cosa fa? Decide di dividere completamente la magia con la scienza. Questa cosa poi ovviamente gli si ritorcerà contro, perché dai le sei gemme dell'infinito, in realtà collegate alle sei gemme dell'infinito, in questo universo ci saranno anche sei regnanti completamente diversi che decideranno di rapire Doom. Tutto questo verrà percepito poi da Valeria, che invierà ovviamente Reed, quindi suo padre, e Nathaniel, quindi Nat, a provare a trovare questo Doom, che ovviamente è prigioniero di uno di questi regnanti. Alla fine anche questa è un'avventura molto molto corta, e Reed riesce a salvare Doom, che dirà, e questa secondo me è la più grande cosa che possa dire una variante di Doom in tutto il multiverso, che finalmente lui e Reed sono pari. Cosa vuol dire che sono pari? Vi ricorderete che al momento della nascita di Valeria, Doom dice a Reed che adesso gli doveva un favore, quindi adesso in poi sono pari. Tutto questo però, attenzione, porterà poi col passare del tempo alle incursioni, uno dei momenti principali, se non il momento cardine della vita di Victor Von Doom. Tutto questo però, ragazzi, lo vedremo nei prossimi video. Quindi io vi ringrazio moltissimo per essere qui con noi, mi raccomando, fate i bravi, io vi lascio qui con altri video legati a Victor Von Doom, in particolare il video scorso, quindi guardatelo, magari recuperatelo se vi va, e noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti.